Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Spazio d'autore. Ciao a tutti amici ascoltatori di Casimiri Radio, qui è sempre Mattia che vi parla e quest'oggi con un ospite d'eccezione, Carlo Greppi. Ciao, buongiorno. E partiamo subito perché andiamo di fretta, siamo qui a teatro e mi ha incuriosito sapere che lei, oltre ad essere autore di numerosi saggi e per la terza, cura una serie, Fact Checking, e per raccontare la storia bene e tutta, e con l'obiettivo di sfatare i luoghi comuni della storia, come per esempio la storia la scrivono i vinti, i morti sono tutti uguali e la nostra storia non si può cambiare. Ce ne può citare altre di queste sue massime e come le fake news influiscono nella storia? È un problema molto presente nella contemporaneità, il fatto che ovviamente tutti possono parlare di storia, ma che molte persone ne parlino senza sapere, come dire, di cosa si sta discutendo. Allora, l'obiettivo di Fact Checking è quello di ripartire un po' dalle basi. Penso appunto tra i titoli più fortunati, Allora le foibe di Arrigo Betti, anche i partigiani però di Chiara Colombini, sì. Il fascismo è finito a 25 aprile del 45 di Mimmo Franzinelli. Ecco, questi libri hanno l'ambizione di rimettere un po' in sesto le basi per poter discutere ancora. Perfetto. E quindi come si può combattere queste fake news? Come possono essere combattute queste fake news nella storia? Oltre che con lo studio, ovviamente. Con la voglia di sapere, con un po' di umiltà e con il rispetto di chi si occupa professionalmente di questi temi da decenni, appunto. È importante discutere, ribadisco, però bisogna anche conoscere la conoscenza e sapere un po' come si accede alla conoscenza, ecco. Bene, grazie mille. Grazie. E lei spesso ha dichiarato di essere innamorato della storia, ma che questo amore non è nato tra i banchi di scuola, e quindi chi è che le ha inculcato dentro questa passione, questo amore per la storia? È nato subito dopo, all'università. Io non facevo storia, facevo comunicazione interculturale in triennale, poi cultura moderna comparata in specialistica, e ho conosciuto dei grandi storici, due in particolare, Aldo Agosti e Angelo Del Boca. Aldo Agosti è stato proprio mio professore, Angelo Del Boca è stato un maestro, che mi hanno accompagnato in questo graduale innamoramento e che poi è diventato il mio mestiere. Perfetto, grazie mille, adesso ci andiamo a godere questa conferenza. Grazie mille. Grazie a te.